Siamo con l'avvocato Filippo Di Risio, che lo diciamo tra parentesi, è il papà di Luca, ma non viene in quanto padre del famoso Luca Di Risio, ma come organizzatore di un bel evento. Un evento al quale noi ci saremo, parteciperemo con le nostre telecamere, che si tiene a Fresa Grandinaria domani, sabato, e che forse è il caso che ci spiega lui personalmente. Questo è bene precisare, questa è una manifestazione sportiva che quindi si tiene al campo sportivo di Fresa Grandinaria, che però è una rievocazione della vecchia Coppa Trigno. La Coppa Trigno è un torneo di calcio che si è tenuto dal 1964 verso la fine degli anni 70, adesso non ricordo bene perché gli ultimi anni non ho partecipato, però dovrebbe essere all'incirca 1977-78. Quindi si è tenuto per 13 anni? 13-14 anni. Mm. Oh. E quindi in effetti era un'epoca, che mi ricorda un po' la gioventù. Era un periodo in cui tutti i paesi dell'Alto Vastese non partecipavano ai tornei invernali, terza categoria, seconda categoria, prima categoria. E quindi era l'unico modo per affermare pure l'identità di paese. Per sfogare questa passione calcistica. Insomma, no? E quindi si è avuto modo di iniziare questo torneo nel 64. E io ricordo, avevo 14 anni, quindi ebbi un esordio molto... Allora, oltre a Fresa Grandinaria, Celenza, c'era... Allora, c'erano tutto l'Alto Vastese. Celenza, il primo anno, organizzò questo torneo, l'AIA di Vasto, perché si creò in quegli anni, Gianni Castaldi creò l'AIA, una sezione arbitra a Vasto, e quindi iniziò con questo torneo, con l'avvocato De Mutis, Celenza, erano gli organizzatori, e quindi chiaramente parteciparono a questa prima manifestazione Fresa Grandinaria, Palmoli, Carunchio, Carpine Tosinello, Gissi, Torre Bruna, Cupello, erano le squadre molto più grosse. E quindi, chi lo vinse il 64, il torneo 64? Non so se Celenza o Carpineto, adesso non ricordo bene. Ma abbiamo una, come si dice, una graduatoria delle vittorie di questi 13-14 tornei? Io penso di sì, che da qualche parte deve essere conservata, perché Fresa lo vinse nel 71. Domani sera dobbiamo cercare di ricostruire. Mi ha detto Rodrigo Ceri che si era dilettato a ricostruire. Quindi vediamo un po', questa è stata un'iniziativa di due amici. L'iniziativa è partita dal dottor Sandro Pesa, è un ortopedico nato a Fresa Grandinaria. È stato sindaco pure di Fresa? No, è il fratello. Il fratello. Il fratello è Oscar, è stato sindaco, lui invece è stato svolto attività presso l'ortopedia di Ortona. È suo coetaneo, più o meno. Sandro, è più grande di me di qualche anno. E quindi praticamente, ci vediamo spesso. E allora abbiamo sempre pensato di rivedere gli amici. È una bella rimpatriata. Era una rimpatriata, per vedere come eravamo. Senta, io le posso chiedere una cosa personale. Nel 71 con voi giocava mio zio, purtroppo non c'è più. Allora, nel 71 vincemmo la Coppa Trigno. Ecco. Il centravanti, uno dei goleador, era Valentino Di Stefano. Era il nostro centravanti. E che ha fatto molto onore a Fresa Grandinaria, purtroppo... è venuto a mancare da qualche anno, e quindi noi lo ricorderemo molto volentieri, molto appassionatamente, perché mi ha dato lustro a Fresa, era il centravanti che ha segnato più gol. E quindi siamo affezionati a Valentino, perché noi l'avremmo dovuto fare questa partita già dal 2007 o 2008. E quindi ne parlammo anche con lui, con Valentino, ed era contento di fare questo. Se non che poi abbiamo i genitori anziani, prima è morta mia madre nel 2006, poi si è sentita male la mamma di Sandro Pesa, e quindi queste cose familiari è stata rinviata. Hanno impedito. Ma domani sera chi ci sarà? A questa manifestazione abbiamo pensato di organizzarla in questo modo. Chiaramente noi siamo la squadra organizzatrice, è quella di Fresa Grandinaria.
Certo. Però quindi siccome, voi giocate. Oh, siccome noi chiaramente non abbiamo ultra sessantenni, non abbiamo tutti i giocatori in attività che hanno partecipato in quel torneo dal 64 al 78, non abbiamo tutti queste persone abili per poter in palla, e allora abbiamo pensato di unire il gruppo più grosso Frese Grandinaria In una squadra, e poi diciamo il resto del Trigno. No, Frese Grandinaria partecipa con 7-8 unità, poi due di Dentella, due di San Salvo, che erano diciamo oriundi di Fresa, tra cui Chiacchia e Longhi Angiolino. E quindi abbiamo irrobustiti questa squadra, perché ce ne vogliono anche. Chiacchia è il vice sindaco di San Salvo. Ma lui gioca con tuo figlio, però. Sì, però voglio dire, adesso, in qualità di oriundo di Fresa Grandinaria, poi vediamo. Beh, sì, e quindi abbiamo fatto questa prima squadra di Fresa, e anche Guilmi, perché io sono originario di Guilmi, irrobustisce la squadra di Fresa. Dall'altra parte invece ci quindi sono. Quindi Chiacchia gioca con voi. Poi vediamo un po', è una cosa ci mischieremo. Poi vedremo, no? Perché io se devo fare un minimo di telecronica devo avere le formazioni. Abbiamo fatto la distinta, le daremo la distinta. La cosa proprio, le daremo la distinta, dopodiché vedremo le formazioni. L'altra formazione dovrebbe essere formata da due giocatori di Eccellenza, due di Carugno, due di Palmoli e così via, di San Buono, di Tufino. Allora, e di Cupera, Fresa e di Cupera. Relativi oriundi con il resto dell'Alto Vastese. Benissimo. Okay. Dicevamo di Pecos, o comunque di Amedeo Stella, che Amedeo Stella, di Umberto Stella. E io con i nomi, che voi significativamente chiamerete a dare il calcio d'inizio. Vabbè, e chiamate Pecos. Allora, lui è un altro, diciamo, personaggio, diciamo, storico, è l'avvocato Paladino. Sì. Saranno quelli che magari non si sentiranno di partecipare attivamente. Anche perché hanno più anni di voi, insomma. E quindi prima. Allora abbiamo dato l'incarico di dare il calcio d'inizio, insomma. Sono nati prima di voi loro. E quindi, ma anche perché Umberto sarebbe stato già ancora abile, soltanto che ha avuto un problema fisico. E allora. Va bene, credo che abbiamo detto tutto. Non so se c'è altro da aggiungere. L'appuntamento è dunque domani sera a Fresa, sabato alle ore 18. Ecco, poi io credo che di poter dire già oggi che rimanderemo la partita nell'ambito di Martedì Sport, che andrà in onda, va in onda tutti i martedì alle 21 di martedì prossimo. Vedremo un attimo se rimandando la partita magari ce la rivediamo alla televisione, abbiamo qua in studio, e con alcuni di voi la commentiamo. Sì, però voglio dire, a noi non volete apparire in televisione. Giustamente, questa è la televisione, è uno strumento importantissimo, quindi è bello, insomma, far vedere anche queste piccole manifestazioni. Questa è una grande manifestazione, però voglio dire noi non siamo più atleti da poter allora io la correggo, non è una piccola manifestazione, è una grande manifestazione, sì. Perché conserva lo spirito, a voi vi fa onore, ma soprattutto ci racconta l'identità che avevano questi paesi, sì, e quindi l'importanza che hanno avuto nel vissuto di una generazione che adesso, come lei, è affermata, insomma. Le racconto qualche piccolo episodio. In quegli anni, quindi dal 64 si sentiva ancora molto di più, poi man mano è venuto a scemare, no? Ma nei primi anni, 64, 65 fino al 67, 68, quando c'era una trasferta, diciamo, Fresa andava a giocare a Eccellenza, il paese spopolava, partivamo con 2-3. Sai che me l'hanno già detto questo? E quindi a Fresa non rimaneva nessuno, e così accadeva quando venivano Palmoli a giocare a Fresa, oppure, cioè, era talmente, diciamo, sentita questa partita. Certo. Che anche se le strutture erano quelle che erano, era, diciamo, campetti, non erano campi che abbiamo adesso. Però, ecco, diciamo, la manifestazione è talmente sentita che è stato veramente uno sforzo. Diciamo, quando l'identità collettiva passava attraverso il calcio. Il calcio. Poi, che in effetti, con passava allora anche attraverso la politica, ma
superavate le divisioni, sì. Cioè giocavano comunisti e democristiani insieme, c'era proprio un'unione perfetta, perché la partita veniva prima di ogni cosa. Quindi la partita è il paese per la partita. Quindi... Grazie, avvocato Di Risio. Appuntamento quindi domani, Fresa Grandinaria. Grazie.